si montava in macchina, si andava a letto. Se non c'era Alessandro. Eppure, se uno ci pensa bene, io ogni tanto mi ci soffermo, cioè, sono delle coincidenze proprio. Vuol dire che devo andare così, diciamo, che bisogna dire? Devo trovare il mio angelo custode, lui è. Sarà sempre il mio angelo custode. Lo scorso venerdì gli ha salvato la vita e oggi era lì ad attenderlo fuori dal reparto nel giorno delle dimissioni. Che emozione è incontrare Marcello? Ormai ci conosciamo, comunque grande, appunto ti fa commuovere. Marcello, 52enne aretino, era stato colpito da un infarto improvviso fuori dalla parrocchia di San Marco la Sella, dove si festeggiava la fine dei campi solari. Nel parcheggio si era accasciato a terra. L'ultima cosa è che io dovevo prendere mio figlio e portarlo via. Poi io, per me è vuoto. E dopo mi sono ritrovato qua nella stanza Utic. Ero tutto abbastanza addolorante, dico, boh, che sarà successo? Dopo invece è passato all'infermiera e mi ha spiegato che era un miracolato. Provvidenziale l'intervento di Alessandro, un ragazzo di 16 anni diviso tra studio, frequente il liceo classico, l'impegno con gli scout e in parrocchia. Dopo la chiamata al 118 in attesa dell'arrivo dei sanitari, il ragazzo ha infatti iniziato il massaggio cardiaco, poi ha afferrato il defibrillatore come aveva imparato a scuola. Dove hai trovato il sangue freddo per intervenire immediatamente? Sinceramente non lo so neanch'io, anche questo è un po' che me lo chiedo. Sicuramente è una questione di carattere, ma anche la situazione che o facevo qualcosa o probabilmente non saremmo stati qui a raccontarlo. All'arrivo dei soccorritori il battito era ripartito, un intervento perfetto, lo definiscono i sanitari. Ha dimostrato un grande sangue freddo perché abbiamo avuto la registrazione di tutti i tracciati e veramente tutto si è svolto in pochissimi minuti. E questo è stato essenziale proprio per garantire questo risultato e il recupero, diciamo, completo delle condizioni precedenti. A Marcello è stato applicato un pacemaker e oggi potrà tornare alla sua vita con la volontà di imparare anche lui ad usare il defibrillatore. Una cosa che consiglierò ai figli, a tutti, secondo me dovrebbe diventare obbligatorio.